Buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono molto selvaggia, selvaggina, selvaggia, no, meglio selvaggia, pulita. No, allora, in verità è che mi sono già svegliata da un po', mi sono messa a lavare i piatti e mi sono riempita di acqua, è semplicemente acqua, fate finta che non c'è nulla, mi metto così come le fashion blogger. Sentite la lavatrice in sottofondo, sempre per dare degli effetti speciali al video. E nulla, oggi è giornata di corsa perché voglio cercare di pulire bene tutta la casa, quindi mi dedicherò alle pulizie. Non penso di uscire stamattina, già ieri non sono uscita, e vabbè, vita da casa. E comunque era maltempo, era brutto, non me la sentivo di uscire, la bambina sta ancora un po' raffreddata, sta facendo la cura, ho detto vabbè, non la esco. Stamattina mia madre no, ha da fare. E quindi nulla, quindi penso che non uscirò proprio e sarò in casa e mi dedicherò alle pulizie, ai video, a tutto ciò che posso fare insieme a voi. Quindi penso che registrerò anche qualcosina sulle pulizie. E nulla, detto questo, mi vado a pesare, che dite? Ieri era 84,9. Eh sì, per due giorni sono rimasta 84,9, mi vado a pesare, dai, vi faccio vedere. Un po' di carica mattutina ci vuole sempre, vai! Vai, vai, speriamo che non sia ingrassata. 84, 84,2. Ok, bene così, si scende. Allora, io adesso vado a farmi la colazioncina, sempre la stessa, ditelo incorretto, sempre la stessa. E aspetto di leggere le vostre colazioni, perché ieri io ho chiesto, ditemi le vostre colazioni, perché sono curiosa di sapere con cosa fate colazione. Che ci sono molte persone che mangiano frutta a colazione, mangiano l'uovo strapazzato, mangiano... Io sono curiosa di sapere le vostre, visto che ormai ci stiamo conoscendo e stiamo diventando amiche, voglio sapere le vostre colazioni. Detto questo, io corro, vado a controllare la bimba, che sta qui guardando i cartoni, e mi vado a preparare le mie gallette. Adoro le gallette, io impazzisco, le amo. Come devo fare? Non c'è nulla da fare. Poi ieri stavo parlando con una mia amica che sono troppo amante delle gallette, è una cosa stupenda, sono di carta pesta ma sono bellissime e buonissime. Ci vediamo fra un po'. Canale gira. Allora sì, io vado a fare la mia colazione. Volevo dirvi che vi è piaciuto tantissimo il video delle barrette. Delle barrette, quelle là che ho fatto ieri, non lo buttare, ed ho intenzione di farne altre quando finirò queste, con i frutti rossi, quelle lì con la cioccolata sotto. Voglio fare molti tipi, quelli con tutte le noccioline, i cereali, eccetera eccetera. Quindi adesso, appena riuscirò a fare la spesa, penso sabato, adesso vediamo un pochettino, settimana prossima, mi comprerò un po' di queste cosine, un po' di frutti rossi, un po' di cose sfiziose, e faremo altre barrette. Voglio fare anche la versione al forno, perché comunque questa qua in padella è facilissima ed è velocissima, anche se uno deve aspettare per tagliare, ma ha proprio a creare le barrette, e se, cioè è velocissima come ricetta, mentre al forno comunque bisogna comunque infornare e stare lì. Questa la puoi lasciare, la sera torni a casa e le tagli, comunque non induriscono più di tanto. Io da ieri che ce l'ho sono ancora come ieri, belle croccanti e morbide. E quindi voglio fare altre ricette anche con le gallette, con il riso soffiato, insomma trovare delle alternative alle merende simpatiche, carine, che non fanno ingrassare. Ovviamente, come vi ho già detto, bisogna sempre alternare. Per esempio, se la mattina mangiamo la barretta, il pomeriggio mi raccomando un frutto o uno yogurt leggerissimo, in modo che andiamo a compensare, o viceversa. Io preferisco mangiare la mattina la barretta, perché il pomeriggio è un po' più calorica, quindi smaltiamo di meno. Però per fare una merenda alternativa, secondo me sono il top. Nulla, io vado a fare la colazioncina, le solite gallette e la fetta biscottata con latte, e ci vediamo più tardi per lo spuntino. È orario di spuntino, ed io sto andando a mangiarmi la mia barrettina. Come vedete sono rimaste intatte da ieri, non l'ho messa nemmeno nella bustina alla fine, ma le ho lasciate nel piatto. Scusate un attimo, tutto live, tutto così, la solita Peppa Pig, ormai siamo puntati a Peppa Pig. E nulla, io vado a mangiarmi la mia barrettina e poi dovrei continuare a pulire, solo che la bambina ha dormito 5 minuti e già è sveglia, quindi non so cosa riuscirò a fare, però ci proviamo. Quindi spuntino, che bontà, ora me la vado a sgranocchiare e ci vediamo più tardi per il pranzo, che oggi saranno le patate, se riesco a cucinarle ovviamente.
Allora, ragazzi, orario è ora di pranzo e praticamente voglio andare a fare il tortino anche oggi con le patate. Allora, come possiamo chiamarlo? No, tortino no. Allora, praticamente voglio schiacciare le patate e fare in padella, come mi ha consigliato una di voi, di fare con le verdure, come ho fatto i broccoli, però io lo faccio con le patate, visto che oggi ci sono le patate, vediamo cosa ne esce. Quindi mo vado a preparare il tutto, sperando che non combino macello e si attacca il tutto nella padella. Non lo so, adesso andiamo a vedere. Vi faccio sapere fra un pochettino. Vado ad accendere la padella prima, in modo che diventa abbastanza bollente. Poi divido l'impasto in due, bello schiacciato, e lo andiamo ad appoggiare qui. Cerchiamo di farlo a schiacciatina. Forse non è tantissimo. Anche questo mi sembra un hamburger. Ok, fatto questo andiamo a mettere poi il nostro cotto al centro. Visto che comunque abbiamo il cotto, ci dobbiamo mangiare questo. Io ho preso due fettine, cioè sono 60 grammi comunque. E poi con l'altra rimanenza delle patate andiamo sempre a schiacciare. Magari aiutatevi con un po' di acqua se non riuscite a stenderlo bene. Ok, mettiamo sopra così. Aggiustiamo un po', ovviamente qui sarebbe stato buono mettere un po' di formaggio, non lo so, non trovate un po' di formaggio, un po' di pangrattato. Ok, adesso lasciamo cuocere per un po'. Io sto inventando, ovviamente, non è che già l'ho fatto, quindi lasciamo cuocere un qualche minuto e poi vediamo, proviamo a girarlo. Allora, la prova del 9, andiamo a girare. Non so cosa accade, eh? Mi avviso. Olì. Wow, che spettacolo! Mi piace tantissimo. Allora, ci siamo, ecco qui. Io, vedete? Si è cotto da tutti e due i lati. Io sono ultra euforica di questo fantastico tortino. E adesso vado ad aggiungere un po' di sale, un po' di olio. A proposito, ho dimenticato, mentre fate l'impasto della patata, all'interno bisogna aggiungere sale, un po' di origano, non lo so, un po' di prezzemolo, insomma, quello un po' di spezie. Io non ho aggiunto niente perché la fretta, un po' perché stavo distratta dalla bambina, però più condite con pepe, sale, eccetera, e più viene saporito. Vedete? All'interno il cotto. E nulla, io vado a mangiare, anzi, fra un po' l'assaggio insieme a voi. Allora, eccomi qui. Oggi Emma ha deciso di non dormire proprio e quindi per quello mi sono distratta per fare il tortino perché comunque alla fine stavo con lei, eccetera. Allora, guardate l'interno quanto è bello, spettacolare. La prossima volta lo devo andare a condire con un po' di origano o un po' di prezzemolo, non lo so, qualche spezia diversa. Io sto di nuovo senza voce, stranamente. Vado ad assaggiare, eh. Buonissimo, buonissimo perché è morbido all'interno e poi c'è quella croccantezza che praticamente facendolo cuocere nei lati dà la croccantezza e poi il prosciutto anche si è cotto ed è buonissimo. E nulla, io vado a mangiare e ci vediamo più tardi per lo spuntino. A dopo. Ora, eccomi qui ragazzi, lo spuntino non ve l'ho fatto vedere perché praticamente l'ho saltato. Mi sono bevuta un caffè. Detto questo, oggi è stata una giornata un po' stressante in verità perché Emma sta iniziando con i dentini e quindi mi sta portando via tantissimo tempo, quindi mi sto dedicando molto a lei. Detto questo, stasera per cena non sono riuscita a bollire, volevo bollire i fagiolini, non ci sono riuscita, quindi mangerò una cosa che non è indicata e sono questi carciofini tagliati sott'olio. Adesso li vado a scolare bene bene, mangerò un po' di questi con i burger di i burger quelli là e broccoli, ora ve li faccio vedere. Vabbè, molti li conosceranno questi qua, i mini burger, quindi mi faccio due di questi mini burger più un po' di carciofini e per cena mi mangio questi perché appunto di già pronto di verdure non ho nulla. Mi volevo fare i fagiolini, non ho fatto in tempo, è tardissimo, sono praticamente le 21 e quindi io non ce la faccio più, voglio andare a dormire, quindi adesso mi preparo i burger per in 5 minuti sulla piastra, mangio e me ne vado a dormire.
Allora, ero rimasta un attimo al buio perché è scattato il contatore che avevo acceso troppe cose. Ok, quindi vado a prepararmi i miei burger, ci vediamo fra un po' per la buonanotte. Allora, i miei burger sono pronti, carciofini e burger. Io vado a mangiare, vado a cenare, vi auguro una dolce notte, vi aspetto domani con un nuovo video sul mio canale. Mi raccomando, seguitemi, lasciatemi tanti like e soprattutto tanti commenti. Ciao, buonanotte!